business. It's enough with business. Now, adesso del business basta, parliamo di qualcosa di divertente, i robot. So the next speaker, il prossimo oratore è autore di più di 700 articoli in giornali scientifici e ha più di 30 brevetti in tecnologia e adesso guida un progetto open source per la realizzazione di una piattaforma per la robotica. E diamo il benvenuto a Roberto Cingolani. Hi. Salve. So what do we want from technology? Cosa vogliamo dalla tecnologia? Al momento il nostro obiettivo è cercare di ridurre le differenze. Credo che sappiate che la durata media della vita attualmente è di circa 80 anni per circa il 20% della popolazione del mondo. E lo possiamo vedere qui, gran parte della luce viene da tre aree. Il resto condivide il 20% delle risorse. Vogliamo conservare, preservare risorse con la tecnologia, vogliamo preservare energia, l'acqua, vogliamo dare benessere a coloro che non hanno ospedali, che non hanno medicine e vogliamo rendere la nostra vita più sostenibile, tenendo conto del fatto che fra 20 anni nei paesi avanzati ci sarà un lavoratore e un pensionato. Questo sarà il nostro principale problema. Speaking, in generale, ci sono poche persone sul pianeta che vogliono diventare vecchi molto bene e tante persone che vogliono diventare vecchie, punto. E quindi l'approccio è concentrato sull'uomo. Dobbiamo cercare di fare qualcosa di utile. Innanzitutto, cosa possiamo fare per la sostenibilità? Innanzitutto l'acqua. Il problema principale è proprio questo. Quello che vedete qui è una spugna presa dalle piante e nano elaborata in maniera tale che le fibre possano distinguere oro, petrolio e acqua. Vedete, la spugna non assorbe l'acqua, ma assorbe il petrolio, l'olio. Vedete? E possiamo schiacciarla, far recuperare l'olio, il petrolio e salvare l'acqua. Quindi può distinguere, per esempio, gli ioni di metallo. Questo è molto importante perché l'esigenza minima fisiologica di acqua è 5 litri al giorno. Ci sono aree che hanno 20 litri al giorno. In Europa abbiamo 160 litri a famiglia, compresa la produzione industriale, negli Stati Uniti 350, questo è strettamente collegato all'energia. Per produrre un megawatt per ora di energia abbiamo bisogno di circa 80.000 litri di acqua fino a 200.000 litri di acqua, dipende da che tipo di tecnologia di produzione, tenendo conto del fatto che oggi l'umanità impiega circa 250 chilometri cubi di acqua dolce ogni anno e arriveremo circa a 4.000 chilometri in 20 anni. Questo è un problema tecnologico molto importante che va affrontato dalle nuove tecnologie da una parte e dalla responsabilità sociale da parte dei cittadini dall'altra. La seconda questione di cui voglio parlare è sostenibilità, è la plastica. Noi produciamo 290 milioni di tonnellate di plastica l'anno, il cui tempo di degrado è circa 1000 anni. Una isola grande quanto la Sicilia nel centro dell'Oceano Pacifico che raccoglie tutta la plastica che galleggia. La plastica è fatta di fibre che vengono derivate dal petrolio. E la natura è fatta di fibre e tutto questo è fatto da cellulosa, zucchero, che noi siamo fatti di fibre. La natura è molto più intelligente della tecnologia della plastica attraverso l'evoluzione. La domanda è: possiamo recuperare le fibre della cellulosa per realizzare la plastica, riorganizzare la cellulosa per poter produrre una plastica assolutamente biodegradabile? Perché noi dalle società che producono vegetali diciamo tonnellate e tonnellate di plastic, so it's a fully vegetable plastic, whereas here
scarti. Qui vedete la plastica con l'amido di patate in una pressa per misurare il massimo stress. La cosa interessante è quella fatta invece con il prezzemolo e con la biodegradazione si può coprire l'intera gamma delle proprietà della plastica tratta dal petrolio, le bottiglie, che è alquanto rigida fino alla pellicola, e questo materiale trattiene queste essenze naturali, per esempio oli, odori, così via, che possono rendere la plastica antibatterica, magnetica, idrofila o idrorepellente. Questa è un'invenzione molto interessante. Principalmente noi produciamo questa plastica per tutte quelle tecnologie che vengono per cose che vanno riciclate dopo la loro scadenza. Cosa possiamo fare per le persone che saranno presto anziane, senza salute? Cosa possiamo fare per assistere gli anziani e gli esseri umani in corso di disastri e nelle situazioni di pericolo, oppure semplicemente a casa, per gli sport, i giochi, l'istruzione o per le protesi? E vi faccio vedere questa esperienza molto interessante. Noi lo chiamiamo robot cognitivo, a una libertà di movimento come un essere umano, ha 1,5 metri di altezza, circa un bambino di 5 anni, può parlarti, capace di prendere piccole decisioni. Ovviamente questa macchina deve essere un compagno per i cittadini nel futuro, e nel più breve periodo di tempo parte di questa tecnologia può essere utilizzata per aiutare persone che hanno handicap gravi per le protesi. Quello che vedete qui è un avanzato modello di gambe, è completamente compatibile con l'essere umano, ha il gioco rigido, è molto flessibile, e presto vedete qualcosa che uscirà pubblicamente dove si possono utilizzare le protesi. Questa tecnologia è veramente promettente per persone che hanno problemi. Vogliamo avere un robot che è sempre più vicino alla capacità dell'essere umano e decide, e a parte la biomeccanica, muoversi come noi, c'è anche un'altra grossa sfida, quella della capacità di calcolo. Se il silicio fosse la migliore tecnologia, la natura sarebbe dovuta invece di avere un sistema di calcolo piatto, avremmo un sistema basato sul volumetrico, basato sugli ioni, che si chiama cervello, estremamente valido e a basso consumo. Oggi è la famosa il diagramma di Kurzweil. Oggi possiamo confrontare un computer standard con qualche milione di operazioni al secondo, basta per simulare l'esistenza della drosophila, questo piccolo insetto che si forma sugli insetti. Se lo vogliamo simulare a un topo, l'essere umano, ci vogliono migliaia e migliaia di in the top hand operazioni. They need normally megawatts of power. Hanno bisogno di megawatt di potenza. Noi invece facciamo tutte stesse cose per un pezzetto di cioccolato a 400 kcal, che è il fantastico potere della nostra capacità di calcolo. Nel frattempo la ricerca sta muovendo verso questo tipo di calcolo, con un obiettivo molto molto lontano. Noi dovremmo considerare cos'è un uomo oggi rispetto ad un sistema artificiale come internet. Internet oggi scambia circa 15 petabyte al giorno, una quantità enorme. Un uomo scambia circa un petabyte al secondo, perché noi siamo fatti di 10 alla 27esima molecole che sono concentrate da una CPU che è qui dentro. Quindi questo sistema fantastico di calcolo, che non può essere imitato al momento, ma
Dovremmo cominciare a considerare nel prossimo futuro il fatto che avremo centinaia di migliaia di robot che interagiscono in maniera sociale con gli esseri umani e con altre macchine. Questo robot può accumulare in un deposito globale l'intelligenza artificiale, la capacità, l'esperienza, lavorare, cioè giocare con Lego, scrivere. Quindi la tecnologia cloud sarà fondamentale per avere una macchina con l'intelligenza globale per garantire il comportamento sociale delle macchine. We will need a fast wireless protocol because all these machines will interact with each other and with humans. Wireless, so ICT, veloce, cloud. Quindi, you will need a very powerful automotive manufacturing system because a robot is basically a very molto efficace e potente perché il robot non è altro che una macchina molto altro che una macchina molto avanzata. E quindi i composti plastici dovranno essere sviluppati e poi forse in futuro ci sarà una nuova società con un ecosistema di robot che coesistono con gli esseri umani. A robot should be a companion in every family, dovrebbe essere un compagno in ogni famiglia, main senses, con tre almeno sensi principali, vision, hearing, and tactile capability. Vista, maybe being fully plastic, udito e tattile, magari pieno di plastica, taking less than one kilowatt, like we do, è ancora di metallo, self-powered, che è having di a cloud intelligence, intelligenza cloud, un protocollo veloce, wireless, che costi meno di una city car, che magari si restituisce se ricompra con un nuovo modello, tipo un modello di business radicale. Questo è mio figlio, ha 5 anni. È vero, è mio figlio. È nato in una società in cui lui ha cominciato fin dal primo giorno a essere in stretto contatto con i robot, come nel film di Blade Runner, quando il tizio chiede quanti anni ha. Io ho 35, non ho mai visto una società senza replicanti. Mio figlio è così, questo è il futuro. Ci dobbiamo abituare ad avere macchine friendly che ci aiutano a casa, al lavoro e aiutano gli umani in ogni attività. Grazie. First of all, innanzitutto, you are going to see to meet ICAB, vedremo, the Maker Fair is already there at the Make in Italy exhibition, which is opening. Ci sarà una exhibition che apre stasera. Ci sono molti robot che portate da Genova. Abbiamo il quadrupede, animale, poi il bipede, una serie di macchine. Breve risposta a questa domanda. Nel 2000 Bill Joy ha scritto un saggio molto spaventoso, perché il futuro non ha bisogno di oggi, il futuro del robot non ha bisogno, non hanno ormoni, non hanno sentimenti e sensazioni, non fanno arte, non c'è dubbio, sono macchine che ci aiutano, appunto. Thank you. Thank you so much. Grazie.